Vedete dei camici bianchi, non è una puntata dell'Allegro Chirurgo, siamo in un laboratorio di liuteria. Dopo la tappa recente che abbiamo fatto da Enrico Crippa, liutaio di strumenti elettrici e moderni, andiamo in un'altra tana di eccellenza artigianale piacentina. Qua però andiamo indietro nei secoli. Adesso sto facendo il manico di una viola da gamba di fine 600. Qui invece abbiamo un violone ricostruito su un modello italiano. Diciamo che in questo laboratorio si lavora su strumenti che appartengono al periodo barocco e anche talvolta si costruiscono anche strumenti rinascimentali del 500, anche strumenti settecenteschi, comunque insomma strumenti che appartengono appunto alla musica antica. La chiave è lavorare bene. La voce gira, ad esempio è venuto da noi un musicista australiano, primo violino dell'orchestra barocca australiana, perché aveva avuto questa notizia da un maestro molto importante qui in Italia, che aveva consigliato a lui di rivolgersi a noi. Le fonti per cui è possibile oggi a noi ricostruire degli strumenti che siano, diciamo così, filologici sono prima di tutto gli strumenti esistenti, conservati nei musei, ci sono i trattati dell'epoca e ci sono anche i quadri, l'iconografia è molto importante. Come vi dividete il lavoro? La fase iniziale della costruzione è la scelta del legno. Per esempio questa è una tavola di abete, una tavola di viola da gamba ed è in abete. Anche il violino che è in preparazione sarà costruito su una tavola d'abete. Il riccio, per esempio, di un violino è quasi sempre in acero, così come il fondo, che sarà anche bello esteticamente dopo con una bella verniciatura. Qui potete vedere, per esempio, l'interno di una viola da gamba. Chiaramente è importante anche la fase di progettazione, che parte da disegni. Questo qua, per esempio, è uno strumento Niccolò Amati del 1666 che sto riproducendo. Chiudiamo con una battuta in prospettiva. Allora, le cose importanti sono sicuramente continuare l'approfondimento storico, perché in questo tipo proprio specifico di lavoro è importantissimo, e poi anche coltivare i rapporti con i musicisti, perché appunto noi non vendiamo ai commercianti ma fondamentalmente ai musicisti, e quindi la cosa interessante è proprio avere un confronto con loro diretto e anche crescere insieme in un certo senso. E il musicista, una volta che poi acquista uno strumento da noi, periodicamente torna perché appunto lo strumento si evolve e quindi è interessante vedere insieme come cresce. Spesso si dice che lavorare fianco a fianco in coppia è un dramma, no? E quindi nel vostro caso la convivenza sul lavoro è proficua. Attraverso il lavoro insieme si capiscono anche molte altre cose, e poi comunque noi facciamo un lavoro dove la bellezza è un po' lo scopo. Lo strumento bello nasce dalle nostre mani e dall'unione dei nostri sforzi, e questo ci dà tanta soddisfazione.